Ma poi avete fatto quella cosa classe insieme? Fino alle elementari. E poi perché poi... Cioè già alle elementari è terribile secondo me avere i gemelli nella stessa classe, significa automaticamente paragoni. Certo. Ma tua sorella l'ha fatto così, ma lui è più bravo. A noi forse l'evento scatenante che ha fatto capire ai miei genitori di metterci in due classi diverse è stata la recita di quinta elementare, perché mio fratello ha fatto il protagonista. Cioè noi portavamo in scena Scugnizzi, non so se a Roma certo. Si fa. A Roma no, a Brescia sicuramente lo fa. Espongo brevemente la trama. Ti prego. Praticamente è la storia di questi due ragazzi che escono dal carcere minorile di Nisida. Ah, questo all'elementari. Aspetta. Ti si preparo. Incontrano. Ma scherzi, ma noi per questo siamo cresciuti così. Si rincontrano dopo 20 anni. Uno è un prete di strada, e un altro fa lo spacciatore. Cioè fa il corriere, si serve, capito, dei ragazzi per i loschi traffici. Quindi dettagliano proprio il ruolo di questa persona all'elementare. Fa cioè, lo spacciatore e fa, no però non pensate che sia uno spacciatore. Esatto. È uno che proprio organizza... Sì. E dice non voglio usare termini però ci bravo. Siamo capiti vi dicono quando esatto. Dovete fare la recita a Caserta e l'altro ci siamo capiti per la precisione il prete è Don Saverio che salutiamo e lo spacciatore Orus. Un saluto al popolo russo che qui ingiustamente messo Orus, in mezzo. Vi invito ad ascoltare una canzone tratta dall'album Scugnizzi, si chiama O russe non me merde. Perché è anche musical. È un musical napoletano a tutti gli effetti. Bellissimo. È tipo Cats, però. Però con gli spacciatori Cats. E i preti. Sì, sì, ma infatti e mio fratello ha fatto Don Saverio in questa recita e io ho fatto l'albero. L'albero fondamentale in questa che, trama. Avendo ascoltato la trama, ti potevamo mi siete fare... resi conto tu eri... della figura chiave dell'albero. Era un albero saggio che dava dei suggerimenti, no? Pure era fermo. Era solo figurativo. Okay. Dietro avevo un buco che fatto dovevo coprire con la mia figura, quindi non mi potevo neanche muovere. Pensavo fosse un altro bambino che faceva il buco. Quindi da lì simbolico tra l'altro da lì, ma eri almeno l'albero dentro cui appizzavano la droga. Stanno arrivando i spirri e merda. Quinta elementare e poi l'albero è... piove nella bocca. Ma no questo scusa, poi l'albero e a metà recita switchavo in comparsa umana perché essendo un musical c'erano i balletti certo. Quindi da lì abbiamo deciso di fare classi separate perché sì. Era oggettivamente tu hai fatto la Juilliard Academy of Acting and Dancing e questo la persona che faceva Orus era come... il mio fidanzatino dell'elementare. Ah. Bel colpo, posso dire. è l'acchiappo della classe o russo. Beh, malamente. Sei ancora in contatto con... Certo. Ma come ha vissuto il fatto vissuto? Che venisse chiamato homme merde? No, davanti ai genitori. Chiedilo ai genitori. Chiedilo ai genitori. No, ma c'è questa canzone... Io vi giuro, io ho il filmino della recita. Cioè a un certo punto ci riuniamo tutti e cantiamo questa canzone Orus non me me Orus non me me. E sto ragazzino che capito quanto c'hai in quinta elementare? Sì. 10 anni. 10 anni. Perché scusa, dato che ci stiamo addentrando in Scugnizzi, vi faccio spoiler. Ti prego, sì. Della fine. Tra l'altro episodio vero, lo racconto anche nel mio primo spettacolo, perché appunto racconto le cose che mi hanno segnato di più e c'è questa recita. Cioè, a un certo punto, lo scontro di
ideali tra Don Saverio e Horus è irrisolvibile, quindi Horus uccide Don Saverio. Ah, quindi nella per recita questo fanno vincere... Horus nome merda. Aspetta, sì. Guarda che bello, guardate lo Scugnizzi, musiche di Sal da Vinci. Non so dove possiamo trovare un'interpretazione Scugnizzi. No, ma a Napoli è, ovunque. È famoso. Quindi Horus uccide Don Saverio. Don Saverio era mio fratello, mia madre, non sto scherzando, mia madre in prima fila, vi giuro, ha iniziato a piangere. Che c'era giustamente suo figlio per terra, morto, ucciso da un camorrista. Vi giuro, piangeva un sacco, episodio vero, e a un certo punto Horus, il piccolo camorrista, si gira verso mia madre e dice: signora, è una recita. Bello. Bellissimo. Possiamo dire un uomo e merda gentiluomo. Bellissimo, che nella recita a Caserta fanno vincere Horus, comunque per dare una lezione ai bambini. Comunque il prete che parlava l'hanno ammazzato, per dire. Quindi fonte di tanti traumi questa recita, però... quindi dopo che uccide Don Saverio c'è tutta la scena in cui cantiamo Horus e nome e merda. Ma scusa, finisce, quindi tuo finisce con... tuo fratello, lui... un attore strepitoso, cioè altro esatto. Che veterinaria, quello fa un'interpretazione talmente intensa e tua madre in lacrime, figlio mio, è morto. Che tu hai cercato la rivalsa sì. Nel teatro e lui invece era soddisfatto. E infatti per questo. sì, noi siamo Venus di Williams e Serena Williams. No, in realtà sì, è, la fama... l'ha voluta coronare con Don Saverio e non ha più superato il personaggio, no? Come ah, certo, come si chiama? Non Jim lo so. Carrey che ha fatto il... E Sventura. No. E poi non è no, più. Che ha fatto il documentario che per interpretare quel personaggio... Ah, per interpretare Andy Kaufman. Non era uscito Kaufman. Più dal personaggio. E ora fa il prete, no? Fa il veterinario. E quindi questo finisce così con Horus. Io vi invito ad ascoltarla. Guarda, sul io... link Spotify. No, non lo so. Sono curiosissimo. Adesso sono. E Horus non me merda, sì. Horus non me merda. Ma è tratto una storia vera, no? Penso di sì, ma ci sarà una storia così. Se non c'è, la facciamo capitare. Lasciamo capitare. Sì, penso di sì. E... bello. Bellissimo.